Quel personaggio continua a comprare iscritti e ora dirò una cosa molto forte. Continua a comprare iscritti, continua a fare video con 100 visual, continua a fare 20 video al giorno a costo di giocarmi il canale. Noi abbiamo comunque una registrazione dove vengono fatti nomi e cognomi di chi manipola questi personaggi per darci contro. Perché ti sto dicendo questo? Perché voglio arrivare a un punto. Lui fa, ci fa proprio nomi e cognomi, nomi anche illustri di gente famosa che gli dicono cosa dire contro di noi, cosa dire contro Alessandro G. Quindi questo manipolato che fa nome e cognomi di chi lo manipola, noi lo svergogneremo, oltre a fargli chiudere il canale. E sentirete che nomi. Allora, stavo pensando di metterla su Instagram. Questa roba, ma molto probabilmente la metterò su YouTube, poi dopo arriverà la querela e poi dopo vedremo, dipende anche chi ti querela, perché se ti querela uno e fa reati è molto meno credibile, capisci? Quindi, e tireremo fuori tutto il marcio di YouTube, quindi a breve aspettatevi una bella pulizia, ci stiamo organizzando anche un illegale. Ma a parte questo, la comunicazione... Veramente questo teatrino marcio, scandaloso e vergognoso... Su Zhang, rincorso dalle banche, pieno di debiti, arrestato, ne hanno dette di tutti i colori, non io. Loro lo scrivono, lo dicono loro. Addirittura stamattina c'è un articolo dove dicono Zhang vuole fare l'americano, ma il tempo stringe, vuole rifinanziare addirittura. Ora vuole rifinanziare, ieri aveva venduto ai catarioti. Questa informazione fa schifo e solo in Italia ci sono queste cose qua, ragazzi. Questa è un'informazione vergognosa. Ci vogliono portare in una trasmissione famosa. Ieri su Twitter ci hanno invitato. A proposito, voi su Twitter predicate bene, ma razzolate male. Non minacciate la gente, perché voi siete i primi fomentatori di odio. Ci sono due o tre ossessionati che mi rompono i coglioni continuamente su Twitter. Ho provato anche a chiedergli perché, da dove viene questa ossessione, ma non lo sanno nemmeno loro. Alla fine questa gente segue il canale, poi. Tra l'altro, per chi dice che l'Inter andrà ad Oaktree, io vi ribadisco le parole del professor Effenberg, ovvero sia, bisogna rinfrescare un po' la memoria. L'unica polpa della filiera è dell'Inter, ovviamente, è allora, l'unica polpa della filiera dell'Inter è rappresentata dai ricavi e dal marchio. La parte preponderante dei ricavi, ascolta bene, è bloccata a favore degli obbligazionisti e anche il marchio è ipotecato a loro beneficio. Quindi, qualora Oaktree escludesse il pegno, si ritroverebbe con due assets non a sua disposizione. Te la faccio più semplice. Se Oaktree escluse il pegno perché Zhang non ha i soldi, Zhang non ce l'ha e non glieli darà mai. Questo ormai è scontato. Solo questi teatrini marci ti fanno capire che lui può rifinanziare. Ma qualora Oaktree escludesse il pegno, poi anche lì bisogna discutere perché la Glass Trust ha un pegno di primo grado e Oaktree ha un pegno di secondo grado, poi dopo lì si entra in un carpinetto. Ma facciamola molto più semplice: qualora Oaktree escludesse il pegno, si ritroverebbe una macchina senza ruote e senza motore, perché tanta altra roba è ipotecata. Di cosa state ragionando? Prendete appunti di quello che vi ho detto, perché poi sai cosa succede? Succede che il New York Times scrive quello, diciamo, da 2 anni. Ci siamo presi le offese noi per 2 anni. Sono teso, va bene. Meno male c'ho un pranzo oggi in un agriturismo. Vieni qua te, salute ragazzi. Porti bene. Che fa parrucca? Che fa parrucca? Che si fa stasera? Parrucca dov'è? Vai, vai a divertirti, ragazzi, vai. Allora, ragazzi, l'anno scorso, vediamo i gobbi maledetti, vediamo i gobbi maledetti. L'anno scorso finì male, quindi a livello psicologico questa è una partita molto, ma molto importante, non per le sorti del campionato, ma è una partita fondamentale per un discorso psicologico, perché è scontato dire che qualora andasse male per noi, verremmo sorpassati dalla Juventus e loro... Sarebbero fiondati a 5 punti, verrebbero fiondati a 5 punti. Quindi a livello psicologico è molto molto importante. Allegri e Inzaghi, due mondi totalmente diversi. Un Allegri che si nasconde, che dice
che l'Inter è più forte, Inzaghi che gli dice te non hai le Champions, non mi rompere i coglioni, non so dove hai Cirezze, tutte queste cose qua. Allegri è un allenatore che la forza di Allegri è quella della gestione del gruppo, è un allenatore che guarda solo ed esclusivamente al risultato, mentre Inzaghi è un allenatore che vuole arrivare alle vittorie, con il bel calcio, con il gioco, con le tantissime occasioni create, perché noi creiamo tantissimo, siamo la squadra che crea più occasioni da gol. L'anno scorso loro ci bloccarono gli esterni, uno contro uno a centrocampo. Sappiamo tutti purtroppo come andò a finire l'anno scorso, ma 3-5-2 lui gioca in un 3-5-2 totalmente diverso dal nostro. Addirittura giocava con Alex Sandro e Danilo a inizio stagione come braccetti per l'uscita palla, poi ha cambiato, poi sa giocare anche a 4, ma ad oggi Allegri, soprattutto quando è in difficoltà, lui si basa molto sul 3-5-2. L'anno scorso ci bloccarono le fasce, uno contro uno a centrocampo, proprio per bloccare tutte le fonti più pericolose dell'Inter. Ma quest'anno l'Inter, e ora sto per dire una cosa senza entrare troppo nei tecnicismi e senza voler fare professore, perché io non sono un professore, sono un tifoso di calcio come voi, io non sono uno youtuber, anche se vi invito ad iscrivervi al canale perché è gratis e perché voglio arrivare a 10.000 iscritti a breve. Questo è un altro discorso. Io non sono un esperto di calcio, io sono un tifoso dell'Inter come voi e non sono nemmeno uno youtuber. L'Inter quest'anno ha la capacità di cambiare modo in fase di impostazione, anche perché loro l'anno scorso ci venivano ad aggredire bassi nella nostra fase di costruzione. Cosa fa l'Inter? Cosa ha imparato a fare l'Inter? Cosa fa l'Inter di diverso quest'anno? Molti di voi se ne saranno accorti rispetto all'anno scorso. L'Inter allarga un braccetto, fa scendere un centrocampista e fa uscire un difensore con la palla e a livello tattico mette in difficoltà gli avversari. Spesso questa è una mossa che Inzaghi fa e che la squadra ha imparato a fare e l'anno scorso non veniva fatta. Quindi l'avranno studiata nei minimi dettagli, anche se ragazzi, cioè c'è poco da dire, la palla ha letto onda, non tu lo sa mai come va a finire. Ma questa è una partita importante, soprattutto per un discorso psicologico. Mandarli a meno 5 sarebbe tanta roba, capisci? Questi vanno nei pazzi, poi dopo dovrebbero rincorrere. Farli avvicinare troppo è pericoloso. Poi ci sono i fuoriclasse, sia in campo che al VAR. Bisogna stare attenti, ragazzi. Questa, secondo me, ad oggi è la partita più difficile che affronta l'Inter. Questa Juve-Inter è la partita più difficile da quando è cominciata la stagione, per come la vedo io. Poi dopo, ragazzi, ripeto, la palla all'onda e chi vivrà vedrà. Con questo io vi saluto. Se ho modo farò un altro video nel pomeriggio, ma non penso perché sono a un pranzo in agriturismo nelle colline fiorentine. Vi saluto tutti. Un bacio, ragazzi. Ciao Inter.